Buon pomeriggio a tutte e a tutti e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Le Scienze Live. Sono Paola Priore e coordino l'area di Scienze Naturali Integrate e Chimiche per la redazione scientifica SS2 di Rizzoli Education. Nell'ambito di questo ciclo di eventi, oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente il professore Piero Morandini, ricercatore in fisiologia vegetale presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università di Milano, dove si interessa di problemi di base della biologia e biotecnologia e tiene corsi di biologia cellulare e funzionale delle piante Advanced Plant Cell Biotechnology. Benvenuto, professore. Buongiorno a tutti. Per chi ancora non la conoscesse, spendo due parole per introdurla. Il professore Morandini è autore e coautore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, nonché coautore proprio per noi di un testo di biotecnologia agraria per gli istituti tecnici agrari. In questo nuovo appuntamento ci addentreremo nello sviluppo delle tecniche di genome editing, contestualizzandole all'interno della storia dell'agricoltura e del miglioramento genetico classico, cercando di comprendere la continuità di queste tecniche nella tradizione di manipolazione anche genetica dei vegetali. Questa carrellata sarà utile per comprendere quanto sia importante la revisione dell'attuale normativa ormai ritenuta obsoleta. A questo punto non mi resta che cedere la parola al professore Morandini e augurarvi buon proseguimento. Benissimo, adesso faccio partire la mia presentazione. Ok, confermate che vedete le diapositive adesso, che non ci sono problemi, no? Bene, allora, il cuore della lezione di oggi è proprio il genome editing, però non posso parlare tutto il tempo solo di genome editing, devo in qualche modo contestualizzarlo e quindi farò una lunga premessa. Lunga ma necessaria sulla domesticazione, poi farò un po' di carrellata sul miglioramento genetico, il cosiddetto breeding, spiegando il concetto di gene pool, che è molto importante. E poi pa parlerò un po' di altri metodi, infine della transgenesi, e proprio in ultimo, solo con pochi dettagli tecnici, il genome editing. Allora, un paio di disclaimer, di avvisi. Innanzitutto qua parlo di piante, non parlerò delle stesse tecniche applicate agli animali e anche all'uomo, anche se ho delle opinioni ben precise in merito, ma proprio non voglio entrarci. Le diapositive a chi le rendo volentieri disponibili e ovviamente se trovate degli errori o se avete dei commenti, correzioni, tutti questi sono benvenuti. E se vi è piaciuto, spargete la buona novella e invitate altri a guardare questa lezione. Addentriamoci subito. La premessa è necessaria la domesticazione. Cos'è la domesticazione? Quando avviene, come avviene e quali sono le implicazioni. Allora, per domesticazione si intende questo processo di trasformare una pianta o un animale, di cui non parlerò, ma una pianta da selvatica a una pianta coltivata. Il carattere che colpisce l'occhio è chiaramente le dimensioni del frutto o della parte commestibile. Pensate appunto al pomodoro, con la sua sinistra è il pomodoro selvatico, con la sua destra è un tipico pomodoro coltivato. Lo stesso per tantissime altre piante, qua vedete le olive. Questo carattere della taglia, delle dimensioni, però non è il più importante è in qualche modo invisibile all'occhio che non si è allenato e lo vedete molto più evidente qua. Qua sono piante di avena coltivata sulla sinistra, selvatica sulla destra, al di là della taglia che anche qua è ben diversa, c'è un carattere molto importante che è proprio quello che vedete qua. Un dettaglio sulle spighette. Vedete che sulla sinistra, nella coltivata, trovate all'interno ancora i semi, scusate, mentre invece sulla destra, nella spighetta della selvatica, i semi non ci sono già più. Una volta arrivati a maturità, la pianta fa cadere il seme, lo disperde proprio perché altrimenti non riesce a riprodursi. E lo stesso carattere lo troviamo in tutti i cereali. Trovate qua sulla destra una varietà più ancestrale di riso. Scusate. E sulla sinistra invece una varietà più recente. Bene, la differenza fra quelle due varietà di riso, ormai da una decina d'anni, da 16 anni, si sa esattamente qual è stata. Ed è praticamente un solo gene, sui circa 30.000 geni che fanno il genoma del riso, e più precisamente questo qua è il gene di cui stiamo parlando. Mi dispiace, non è molto visibile, ma passando dal PowerPoint alla presentazione di Google ha perso un po' di formattazione. Comunque, questo è il gene, circa 15.000 nucleotidi. Ebbene, attiro la vostra attenzione sulla parte in violetto sopra, dove nel selvatico essenzialmente in un certo punto avete una C,
nel coltivato avete una, basta cambiare una base, una sola base di questo gene, e di questo gene sui 300, scusate, sui 30.000 geni del riso, e voi stravolgete completamente la biologia riproduttiva della pianta, perché a questo punto la pianta, non disperdendo più il seme, non riesce più a sopravvivere, diciamo, facilmente da sola, ha bisogno dell'uomo a questo punto. E quello che ho raccontato per il riso, per l'avena, vale un po' per tutti i cereali coltivati. Qua un altro esempio è l'orzo, appunto. Il secondo carattere cruciale della domesticazione, che è un po' invisibile a chi non ha dimestichezza, è quello della germinazione. Qua trovate di nuovo le stesse due varietà, quella più ancestrale, che si chiama Casalat, e quella un pochino più moderna, che si chiama Nippon Bare. E vedete che quando le mettete su carta bagnata in condizioni di temperatura dignitose, diciamo buone per la germinazione, il Nippon Bare parte subito, vedete tutte le plantuline che saltano fuori con le radici, mentre invece il Casalat rimane ancora dormiente. Bene, questo perché? Perché quando voi avete una pianta coltivata, chi coltiva non vuole aspettare 2, 3, 4 settimane che la plantula spunti, vuole che spunti subito, per cui ha sempre selezionato per le varianti che germinavano prontamente. Ma nel selvatico questo rischia di essere un carattere deleterio, perché in genere le piante a fine della stagione vanno incontro poi a condizioni non proprio favorevoli, allora è meglio che rimangano dormienti nel terreno anche per mesi prima di cominciare a rispuntare. Anche in questo caso abbiamo delle modifiche, in questo caso vediamo le modifiche a livello della proteina, sono pochi amminoacidi, quindi sono poche, una decina di basi circa che sono cambiate, ma questo è sufficiente per dare quella differenza di carattere. Quindi una conclusione a cui non possiamo sottrarci è che la domesticazione implica delle modifiche genetiche, magari minime dal punto di vista della sequenza, ma profondissime come effetto sul fenotipo. Le conseguenze di queste due modifiche insieme le vedete in questa diapositiva. Qua vedete una pannocchia di mais che è rimasta interrata al momento della raccolta. La mititrebbia non riesce a raccogliere il 100%, ma raccoglie magari il 95, 98, 99%. Una piccola parte delle pannocchie finisce che si rompono o anche qualche seme vengono interrate. Qua vedete la pannocchia interrata e tutte le plantuline che vedete lì sono plantuline di mais che sono spuntate perché il momento della raccolta, magari c'era ancora un po' di temperatura sufficiente, è piovuto un pochino, quei semi si sono trovati in condizioni, diciamo, di germinabilità e sono germinati. Ora capite subito che se avete tutte le plantule una vicino all'altra, che vanno in forte competizione per la luce, per l'acqua, per i nutrienti, per la CO2, eccetera, eccetera, queste piante avranno una crescita decisamente rallentata e difficile. E non solo, sono germinate nel momento sbagliato, sono germinate verso fine ottobre, primi di novembre. E quello che succede è che hanno davanti a sé la stagione più terribile che possa esserci per il mais, che è una pianta di origine tropicale. E infatti vedete qua è un gruppo di piante prese a metà novembre, tutte queste piante spuntano fuori dallo stesso punto dove c'era una pannocchia che era stata interrata e vedete già le prime foglie, queste qua non so se riuscite a vederlo, ma le prime foglie che sono state, le estremità sono state un po' bruciate dal freddo intenso. Queste piante nel giro di pochi giorni moriranno tutte, non hanno alcuna possibilità di contribuire alla prossima generazione. Quelle poche, diciamo, semi che non germinano, ma che rimangono per terra o addirittura intere pannocchie, vengono facilmente divorate da tutti gli animali selvatici che si possono cibare, nutrie, corvi, eccetera. E quelli che non sono già germinati marciscono velocemente nel giro di pochi giorni, proprio perché il mais è appetibile anche per batteri e per funghi. Ha una forte implicazione, cioè che le piante coltivate in media non sono un rischio per l'ambiente, cioè non vanno a conquistare gli ambienti selvatici, piuttosto il problema è l'opposto, cioè riuscire a difenderle per farle crescere e produrre il cibo di cui abbiamo bisogno. La prova provata di questa debolezza intrinseca la vedete qua, un campo di soia, circa un ettaro. E nel campo di soia ero riuscito a trovare tre piante, una di queste l'ho presa in foto, e nella migliore delle ipotesi questa qua è un seme che è sopravvissuto l'anno precedente, nella peggiore delle ipotesi sono contaminazioni di semente, appunto a livello della semente usata per seminare il campo. Quindi il tasso di sopravvivenza è veramente ridicolo, noi ci possiamo aspettare che siano caduti circa una decina di semi per metro quadro in quel campo lì di un ettaro, quindi un ettaro 10.000 metri quadri, se mettiamo 10 semi si parla di 100.000 semi, quindi il tasso di sopravvivenza è intorno a 1 su 100.000 individui, veramente ridicolo.
Vi faccio solo un accenno. Pensate a tutte le piante che sono state selezionate per non avere più i semi, tipo certi agrumi, l'uva oppure le banane. Quelle piante lì fanno ancora più difficoltà proprio perché non hanno neanche questo metodo, hanno bisogno di altri metodi per riprodursi. Un altro esempio che riguarda ancora la domesticazione, qua vedete una foto con delle mandorle, le mandorle sono note da tanto tempo, una caratteristica della persona più ancestrale, più antica, è che la mandorla contiene l'amigdalina, appunto amigdala in latino vuol dire mandorla. Questa amigdalina quando viene masticata, quando il frutto, il seme viene masticato, praticamente viene rotto in due componenti, uno che si chiama che è l'HCN, detto vocalmente cianuro, e l'altro è la benzaldeide che dà un sapore amaro. Le mandorle amare, le mandorle più ancestrali sono decisamente amare, quindi voglio disputare abbastanza velocemente, e il cianuro è un veleno molto forte e molto generale che colpisce tutti gli organismi che usano la respirazione per produrre energia. Pensate, questo tipo di composti sono presenti in circa 2500 specie, fra cui alcune, non tantissime, ma alcune piante coltivate. E si può facilmente capire dall'esame della letteratura che bastano pochi semi di queste mandorle amare o di albicocca o di pesca che contengono anche loro le stesse sostanze. Non sto parlando del frutto, della pesca, della polpa, diciamo, ma del seme che c'è dentro il nocciolo. Sono sufficienti per uccidere un bambino piccolo. Questo cosa vuol dire? Che durante la domesticazione si è perso anche un grosso contenuto di sostanze che sono a tutti gli effetti dei pesticidi, ma anche se sono naturali, sono pesticidi, servono per difendere la pianta dall'attacco di vari organismi che si vogliono cibare o che vogliono sfruttare la pianta. Se pensiamo anche ai pesticidi, i cosiddetti di sintesi, sono usati da circa 4500 anni, a partire dallo zolfo che era usato in Mesopotamia, proprio per difendere le piante coltivate che altrimenti soccombono facilmente e finiscono per non produrre il cibo che vogliamo. Oggi stendiamo un minimo velo sulla superficie delle sementi, in questo caso il frumento, per proteggere soprattutto il germinello nelle fasi iniziali e permettergli di stabilire nella quasi totalità una bella pianta sana che può continuare a crescere e produrre. Un altro esempio che mi è venuto proprio in mente questi giorni, sto scrivendo un progetto di ricerca per il Brasile, sono stato 2 anni fa, poco prima che scoppiasse la pandemia, questa qua è una palma che produce dei frutti ottimi, si chiama Astrocarium vulgare, guardate il tronco, faccio vedere anche un altro esempio, una specie simile che si chiama, non molto diversa. L'idea di provare a scalare questa palma o che il tronco di questa palma mi crolli addosso con queste spine e mi fa venire i brividi lungo la schiena. Pensate, uno dei primi caratteri che andrei a cercare se voglio coltivare queste palme su larga scala sono dei mutanti che non abbiano più le spine, ma così facendo renderei la palma molto più vulnerabile da tutti quegli organismi che si vogliono cibare dei frutti, ovviamente. Quindi permettetemi di porre una domanda più filosofica se la pianta coltivata sia o meno una pianta naturale. Vi sfido comunque a pensarci su queste cose, ma prima di rispondere dovete in qualche modo formulare un concetto di natura. Se voi non avete una definizione di natura in testa, voi non potete rispondere a questa domanda qua. Io vi ho parlato un po' di dei caratteri che riguardano appunto la domesticazione. Se ci riflettete sopra e se usate la definizione che la maggior parte della gente tiene per buona, che non è quella che mi piace di più, ma la tengo anch'io per buona adesso, durante la lezione, cioè che in qualche modo l'uomo non faccia parte della natura e quello che l'uomo, l'azione dell'uomo sulla natura rende le cose innaturali, allora la pianta coltivata decisamente non è una pianta naturale, proprio perché ha tutta una serie di caratteristiche che la rendono incapace di sopravvivere senza l'aiuto dell'uomo. Sono queste piante coltivate, lo stesso vale per gli animali domestici, sono dipendenti dall'azione dell'uomo. Le piante coltivate non esisterebbero se l'uomo non le avesse selezionate e continuamente propagate. Se noi oggi smettiamo, praticamente le piante coltivate scompaiono nel giro di poco tempo. E lo vedete da questa immagine, questo era l'orto abusivo che avevo vicino allo svincolo di Lambrate della tangenziale. Quando io sono arrivato era, come vedete, praticamente sulla sinistra, pieno zeppo di erbacce e di piante selvatiche, e ci è voluta molto sudore, molta tecnologia per trasformare quel campo selvatico in un campo coltivato. Quindi le colture si estinguono se l'uomo non se ne prende cura. Questo chiaramente ci porta in un campo filosofico, sarebbe bellissimo affrontare, non abbiamo il tempo, ma
sfido tutti i docenti a farlo, anche magari in collegamento con i docenti di filosofia, se ne avete nelle vostre scuole, che cos'è naturale, se l'uomo faccia parte o meno della natura. E la cosa interessante, per esempio, è che siamo l'unica specie che apparentemente si pone il problema della compatibilità di nuove combinazioni genetiche, come cercherò di spiegare più avanti. Da cosa, se c'è una specialità dell'uomo e se esiste, da dove viene? E poi anche altri aspetti, tipo il ruolo della tecnologia nella nostra sopravvivenza e in qualche modo nella nostra natura, scusate il gioco di parole. Bene. Adesso affrontiamo la questione del miglioramento genetico cosiddetto classico, no? Parleremo un pochino di incrocio e selezione, parleremo di creazione di ibridi e mutagenesi. Qua vedete un esempio di come procede un progetto di breeding. Trovate i due genitori all'estrema sinistra e all'estrema destra, sono due piante di riso che voi potete incrociare, dopo andate nella seconda generazione e trovate tutta una serie di caratteri che segregano, così che trovate piante un po' di tutte le altezze, per esempio, e poi troverete tutta un'altra serie di caratteri che segregano secondo le leggi di Mendel. La cosa interessante, per esempio, è che trovate piante ancora più basse del genitore più basso. Lo vedete subito qua, di fianco alla pianta sulla destra, che è il Moreau Berrecan, trovate delle piante che sono decisamente più piccole. Questa è la cosiddetta segregazione trasgressiva, perché va al di fuori di quello che è il range dei genitori. E questo è molto interessante, perché vuol dire che io posso ottenere fenotipi nuovi, caratteristiche che non sono presenti nei genitori, semplicemente rimescolando i geni attraverso l'incrocio. Su questo ci hanno lavorato delle persone veramente ammirevoli, a partire da Gregor Mendel, Monico Agostiniano, il padre della genetica, in Italia Nazariano Strampelli, in Russia Vavilov, che avrebbe potuto probabilmente sfamare il mondo con le sue ricerche, ed è morto praticamente di fame in una prigione in Russia durante la guerra. Bellissima la sua storia da leggere. E poi ancora Borlo, che ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscere, è morto non molti anni fa, che è stato quello che ha creato le nuove varietà di frumento ad Altarese, che hanno praticamente impedito la morte per fame di centinaia di milioni di persone. Bene, soprattutto l'opera di Borlaug, che è stato un po' dopo, che ha preso in parte sul lavoro di Strampelli e di Vavilov, quello che Borlaug ha fatto fu in qualche modo il padre della rivoluzione verde. E lo vediamo, la rivoluzione verde è questo incremento notevole nella produttività per ettaro, lo vedete in Italia, a partire più o meno dal dopoguerra, ok? Una cosa analoga la vedete negli USA. Negli USA è ancora più evidente, perché vedete che la fase prima era abbastanza piatta, perché la serie storica è molto più lunga. E vedete che a partire dagli anni 40, a un certo punto, comincia questa ascesa irresistibile della produttività, non della produzione, la produttività. Bene, e questo appunto è il frutto della genetica. In buona parte c'è anche dentro la meccanizzazione, l'industria dei fertilizzanti, ma la buona parte, la grossa parte l'ha fatta la genetica. Un altro esempio è l'invenzione del mais ibrido. Voi prendete due parentali, P1 e P2, cioè due varietà che producono delle pannocchie ragionevoli. Quando voi incrociate certi parentali fra di loro, si ha che l'ibrido, in questo caso la generazione filiale 1, F1, è molto più grande come pianta, più grande come pianta ed è molto più produttiva. Vedete proprio le dimensioni della pannocchia che aumentano notevolmente. Il carattere però tende a perdersi man mano la generazione. Se voi passate alla seconda generazione, vedete già che c'è una riduzione. Dopo una decina di generazioni, più o meno tornate al punto di partenza. Gli ibridi di mais hanno aumentato notevolmente la produttività, e lo vediamo di nuovo, in questo caso sono i dati del mais, vedete di nuovo questo andamento a ginocchio, in cui c'è stata una crescita che non si è ancora arrestata. Tra l'altro, quelli che non capiscono la citazione del grande balzo in avanti, vadano a leggersi Cigni selvatici di Chang Jung, che è un po' la storia della Cina, in cui era stata coniata l'espressione grande balzo in avanti. Bene, sempre in Cina e nella zona dell'India e dell'Indocina c'è un grosso problema, che queste qua sono zone dove il monsone spesso viene
porta molta pioggia in grandi quantità e parte dei campi rimangono allagati. Ora è chiaro che il riso è una coltura che non teme l'acqua quando vuoi allagare il campo, ma se allagate non solo il campo, ma addirittura l'acqua raggiunge il livello da sommergere anche la pianta, e questa sommersione rimane per un po' di giorni, e c'è il grosso rischio che parte delle piante muoiono. E quindi pensate che ogni anno circa 4 milioni di tonnellate di riso sono perse a causa delle alluvioni, proprio perché i campi vengono inondati e l'acqua rimane alta per una o due settimane, così facendo fa morire parte delle piante, quindi il raccolto viene perso. Ebbene, quello che è successo è che un gruppo di ricerca ha trovato che c'era una varietà non tanto coltivata, ma che aveva la caratteristica di saper resistere alla sommersione. Qua vedete proprio l'esempio, la varietà sulla estrema sinistra, vedete che è ancora lì che cresce bene, mentre invece le altre varietà hanno sofferto molto di più e sono rimaste molto, molto più piccole. Prendere questa varietà con questo carattere fa subito sorgere nel breeder, nel miglioratore genetico, l'idea di fare di trasferire quel carattere, se è possibile, se è un carattere tutto sommato abbastanza semplice, alle altre varietà, così che da rendere tutte le varietà resistenti alla sommersione. Quindi lo schema di breeding è estremamente semplice: fa l'incrocio, cioè generazione 1, generazione 2, nella seconda generazione si va a cercare qualcosa che assomiglia al genitore più produttivo, ma che abbia dentro anche il carattere di resistenza alla sommersione. Okay? Mentre invece quello che si faceva per il mais era semplicemente di fare l'incrocio in F1 e di continuare poi a rifarlo ogni anno per mantenere il carattere ibrido. Bene, chi ha fatto questo lavoro poi è andato a testare, ha preso una varietà buona, che l'IR64 storicamente è una di quelle che sono state usate nella rivoluzione verde nella risicoltura, e gli ha messo dentro il gene SAB1 tramite incrocio e selezione. E qua vedete il campo paragonato fra la varietà con dentro il gene SAB1 e la varietà senza il gene SAB1. Okay? E la differenza di resa sono veramente notevoli. Infatti nel campo di destra trovate che molte piante sono mancanti, quindi proprio il fatto che le piante non sopravvivono alla sommersione, quindi no, morendo non riescono più a produrre. Si parla di un aumento più del, diciamo, più del 100% nella resa. Qua vedete un altro esempio di due agricoltori, ciascuno col suo campo, quello resistente e quello non resistente, e in questo caso specifico la differenza, diciamo, è ancora più forte. Ormai sono milioni gli agricoltori che utilizzano queste varietà resistenti alla sommersione, che di per sé non sono varietà transgeniche in cui il gene è stato trasferito singolarmente per transgenesi, ma sono state comunque trasferite tramite incrocio e selezione, ma utilizzando tutta una serie di tecniche che aiutano questo lavoro di cosiddetto introgressione. Quindi non è transgenico, ma comunque frutto delle biotecnologie moderne. Bene, allora adesso, dopo questo esempio, vi faccio capire il concetto di gene pool. La piscina dei geni, l'insieme un po' di tutti i geni. Poi immaginate di prendere tutti i geni con tutte le diverse varianti, con tutti gli alleli di una certa specie. Tutto questo insieme di geni sono i geni su cui il breeding può lavorare. Rimescolando questi geni o le loro varianti, può creare nuove combinazioni che prima non esistevano e che magari hanno caratteri più interessanti per la coltivazione in un certo luogo piuttosto che un altro. E quindi il breeding di per sé, soprattutto all'inizio, non ha fatto altro che rimescolare questi geni e le loro varianti per ottenere nuove combinazioni. Attenzione che però ci sono dei limiti intrinseci al numero di combinazioni ottenibili, per esempio crossing over non può venire in qualsiasi punto dei cromosomi, quindi il fatto che certi geni siano vicini implica che spesso e volentieri vanno insieme nella segregazione, quindi non riesco a separarli, quindi se un gene che dà un carattere positivo è vicino a lui c'è un gene che dà un carattere negativo, è difficile che il crossing over capiti a metà e li allontani uno dall'altro. Attraverso questo lavoro sono state fatte appunto tantissime centinaia, migliaia di varietà a seconda delle specie. Qua vedete un esempio di breeding abbastanza moderno: sulla sinistra una varietà antica di frumento, Gentil Rosso, sulla destra il frumento più moderno. Vedete che il giardiniere è lo stesso, vedete subito che la taglia è decisamente ridotta, e questa è una tendenza per moltissimi cereali che è stata seguita dal breeding.
questo è importante perché si riduce l'allettamento, ne parlo fra un attimo. Un altro carattere che è stato molto cercato era la resistenza alle malattie. Ecco, lo stelo di una pianta di frumento, vedete appunto la ruggine che colpisce la superficie della foglia e quindi riduce la produttività. Quindi se io trovo una specie resistente, una specie nana, una specie resistente alla sommersione, quello che volete, non faccio altro che cercare di trasferire quel carattere o quei caratteri fra le diverse varietà per ottenere nuove varietà che abbiano più caratteri interessanti insieme. Ora, il punto è, ma se il gene di interesse, cioè quello che dà la resistenza a qualche stress, non si trova, come si fa? Mi piacerebbe adesso fare un survey, un sondaggio per capire qual è la vostra posizione, ma taglio subito corto perché non ho troppo tempo. Allora, la gente ha cominciato a fare il cosiddetto miglioramento tramite rewilding, cioè praticamente andare a cercare geni di resistenza dentro ai parentali selvatici. Si cerca qual è il progenitore di una certa pianta e si incrocia, se non si trova già quel gene di resistenza all'interno dei geni, della varietà, tutte le varietà coltivate per quella specie lì. Quindi io prima mi fermavo nel breeding ai geni della varietà, a tutti i geni di tutte le varietà di quella specie lì, ma se non trovo dentro il gene che mi interessa, lo vado a cercare anche fra i geni dei progenitori selvatici. E molto spesso ci azzecco, perché riesco a trovare tanti geni di resistenza in queste piante, proprio perché sono state selezionate per resistere in condizioni selvatiche. Quindi, se io mi fermassi solo dentro al coltivato, il rettangolo più interno, non proprio un rettangolo, ma ci assomiglia, non so come si chiami questa figura, rettangolo con gli angoli smussati, eccolo. E se non trovo lì, vado a cercare con i progenitori selvatici, che in questo caso è il pimpinellifolium. Bene, il progenitore, il pimpinellifolium, che è il progenitore del pomodoro, è sessualmente compatibile con il pomodoro, per cui posso tranquillamente incrociarlo e andare a vedere la segregazione di vari caratteri e vado a cercare quali mi interessano. Chiaramente mi trascino dietro tanti altri geni poco favorevoli che sono stati già eliminati durante la domesticazione. A quel punto devo, con un processo un po' lungo, ma devo cercare di eliminarli man mano, sempre tramite incrocio e selezione. Quindi vedete che abbiamo già ingrandito il pool genico accessibile e posso fare lo stesso come? Andando a utilizzare tutta una serie di specie che non sono progenitori diretti del pomodoro, ma che sono sessualmente compatibili in qualche modo. E ci sarebbe da discutere esattamente cosa si intende sessualmente compatibili, ma molte di queste qua possono essere incrociate col pomodoro. E perché lo faccio? Lo faccio appunto per cercare resistenza agli insetti, ai funghi, ai batteri, ai nematodi, ai virus, al freddo, al caldo e così via. Chi più ne ha, più ne metta. Se io ho una pianta coltivata sessualmente compatibile con la pianta che mi interessa e con la pianta, una pianta selvatica sessualmente compatibile col coltivato, che è resistente, allora a quel punto posso cercare di vedere se riesco a trasferire il carattere senza rovinare chiaramente la coltivabilità e la commestibilità. E questo è un esempio fatto in pomodoro, praticamente il numero sopra sono i cromosomi, pomodoro ha 12 cromosomi, e la barra rossa sono tutte lì. Ogni riga è una linea diversa in cui dentro al pomodoro c'è un piccolo tratto di DNA del selvatico. E quindi trovate che avete tantissime linee diverse. In questo modo potete esplorare la variabilità presente nel selvatico e vedere dove i geni di interesse sono localizzati. Questo è un metodo molto usato per cercare di in qualche modo di frammentare la complessità di un genoma e prenderne solo un piccolo pezzettino. Non sto a spiegarvi come si fanno queste linee di progressione, ma se volete vi posso dare la letteratura, proprio per andare a vedere qual è l'effetto di quel piccolo, magari piccolo sono magari 100 kilobasi, sono magari 50 geni o 100 geni o ancora molti di più, che posso utilizzare nei programmi di breeding. E in questo modo, no, non vi do i dettagli, potete leggervi tutto nella pubblicazione. Io metto sempre o dentro nella slide o nelle note i riferimenti alle pubblicazioni. In questo caso
facendo esattamente questo tipo di introgressione, sono riusciti a dimostrare che utilizzando qualche gene, pochi geni, tre geni o tre frammenti meglio, che magari contengono tanti geni, ma tre frammenti di cromosoma del selvatico, sono riusciti a dimostrare che si può superare le barriere di produttività del pomodoro anche più del 50%. Cioè col breeding non si poteva andare avanti, a un certo punto, utilizzando questi tre frammenti di selvatico, sono riusciti a aumentare del 50% la produzione. E nonostante vengano dati meno input, come meno acqua di irrigazione. Quindi questo tipo di lavoro ha dimostrato che fare il rewilding, cioè recuperare geni dal selvatico, è estremamente efficace. Non è detto che funzioni con tutti, ma un esempio così è una proof of concept, una dimostrazione di vita vissuta che il sistema può funzionare ed essere molto utile. Un altro esempio è la resistenza ai nematodi. Le piante normali formano queste galle quando vengono attaccate dai nematodi, certi selvatici sono resistenti a questo tipo di animali, proprio perché quando il nematode cerca di penetrare loro fanno la morte cellulare programmata e quindi il nematode non riesce a stabilirsi dentro la radice. Questo è un classico esempio. Ora, il punto di nuovo è, ma se io non lo trovo neanche nei genitori, nei progenitori, cosa faccio? Mi incrocio le braccia e dico, vabbè, è destino che non riesco a trovare quel gene lì, pazienza. Oppure posso dire, ma posso provare a paccioccare un po' per creare io degli alleli, delle varianti geniche nuove che mi diano il carattere che mi interessa. Ed è quello che è stato fatto ormai da 70-80 anni. Questo qua è un campo sperimentale con circa 200 metri di diametro. Al centro c'è una sorgente fortemente radioattiva di cobalto 60 che, quando non c'è nessuno dei ricercatori nel campo, salta fuori e costantemente irraggia le piante da frutto che trovate lì o le altre piante che vengono coltivate vicino. Ogni tanto una radiazione colpisce una cellula che darà poi luogo a un seme oppure a un intero ramo se è un fruttifero, e così facendo induce mutazioni. E inducendo mutazioni crea nuove varianti geniche. È semplicemente un modo per accelerare questo processo di creazione di varianti geniche che c'è già in natura, perché noi siamo costantemente esposti alla radiazione cosmica, al danno ossidativo del DNA, a tante altre cose che inducono mutazioni, e semplicemente accelerano di molto la frequenza di queste mutazioni. Quindi ci danno la possibilità di esplorare tante varianti nel giro di poco. Ora pensate che la Commissione Agricoltura del nostro Parlamento è arrivata a dire, a riguardo di transgenici, nessun organismo scientifico indipendente ha mai escluso ricadute sulla salute di produzioni geneticamente modificate, quindi riferito ai transgenici. Ebbene, la stessa cosa si può applicare a tutte queste tecnologie che sono state usate per creare nuova variabilità. Nessuno può venire a certificarvi che non ci siano problemi o che non ci saranno problemi. Chiaramente l'evidenza ci dice che non ci sono stati grossi problemi, ma sparare così nel mucchio con una bassissima predicibilità sull'effetto è chiaramente una pratica che non è molto controllabile o predicibile. Nonostante questo, ci ha portato degli enormi benefici. L'esempio più classico è proprio quello di frumento duro fatto in Italia. Hanno un gruppo di ricercatori della Casaccia, vicino a Roma, avevano preso il frumento Cappelli, l'avevano mutagenizzato e ottenuto questa pianta qua, CPP144, che è decisamente più bassa del Cappelli, proprio perché era stata colpita in qualche gene importante per la crescita. Quella pianta lì è stata incrociata con un'altra pianta semilana e il risultato fu di ottenere appunto il grano Creso nel 1970. Il grano Creso fu coltivato ed è ancora coltivato oggi. Negli anni in cui io ero ragazzo, circa uno spaghetto su quattro veniva fatto col frumento Creso, ed ha comportato un aumento notevole di produttività, proprio perché riducendo la taglia la pianta resisteva molto di più all'allettamento, non andava giù a terra facilmente quando c'era vento forte, e investendo di meno in paglia aveva più risorse per poter investire in granella, e quindi questo ha determinato un aumento forte di produttività. Quindi vedete che quando non trovo il gene che mi interessa, lo vado a cercare o lo creo in qualche modo. Un altro esempio classico è la creazione del triticale, una nuova specie che non esisteva. Perché molto spesso quando io cerco di fare incrocio fra specie distanti, questo incrocio non funziona.
sia per barriere cosiddette prezigotiche che postzigotiche, cioè non si forma del tutto, non avviene per niente la fecondazione, oppure avviene, ma l'embrione si ferma nelle prime stadi dello sviluppo. E quindi quello che si fa in queste situazioni, quando per esempio si forma l'embrione ma non va avanti, è di prendere il seme, aprire, rimuovere l'embrione, metterlo in coltivazione in terreni chimicamente definiti, in condizioni sterili, e portare la pianta a svilupparsi fino a maturità, utilizzando questo tipo di tecniche, che è comunissimo anche per tante specie, per lo sviluppo delle nuove varietà. Si è riuscito a creare, per esempio, a ricreare triticale, che però, diciamo, era già stato creato nel 1800, quando questi metodi non c'erano ancora. Adesso non posso entrare nei dettagli, ma essenzialmente l'incrocio tra il triticum, il frumento duro, il frumento tenero, in questo caso il duro, e la segale, che hanno entrambe caratteristiche interessanti, il primo di produttività, l'altro di resistenza, soprattutto agli stress. E tramite ibridazione, poi cultura degli embrioni, duplicazione dei cromosomi, si crea questo ibrido che si chiama triticariche, perché il triticum e la segale insieme. Bene, pensate, il primo tentativo di ibridare è riuscito nel 1876, un botanico scozzese che ha fatto l'incrocio. Successivamente c'è stato bisogno del lavoro di tanta altra gente. Per arrivare oggi, nel 2020, sono circa 4 milioni di ettari coltivati con le varietà triticali, che sono decisamente produttive, usato principalmente per mangimi animali, ma è un cereale nuovo che non esisteva prima. Ora, non sto lì a parlare, ci sono tantissimi altri metodi, proprio per cercare di superare queste barriere. Per esempio, se l'embryo rescue, questo salvataggio dell'embrione, non funziona, si usano degli incroci ponti, che faccio vedere fra un attimo, ancora ibridazioni somatiche. Quindi vedete che la tendenza è quella, man mano, di aumentare il gene pool disponibile. Perché? Perché sto cercando qualcosa che non trovo nella cerchia di rango inferiore. Bene, un esempio dalla patata: trovate sulla patata una varietà trattata. È la stessa varietà non trattata, dopo che è arrivata la fitoftora. La fitoftora è il peggiore, non è proprio un fungo, ma diciamo un microrganismo che colpisce duramente la cosiddetta peronospora della patata, e costa veramente tantissimo in termini di perdita di produzione o di trattamenti fungicidi per prevenire che colpisca ancora più duramente. Ebbene, la genetica e le biotecnologie possono aiutare tantissimo a migliorare la coltivazione, a ridurre i costi e l'impatto di questi patogeni o dei trattamenti contro di loro. Tenete presente che la fitoftora era stata la causa della grande carestia irlandese di metà del 1800. Praticamente la popolazione dell'Irlanda era circa 8 milioni, nel giro di pochi anni crollò a circa 4 milioni, perché 1 milione e passa morirono, un paio di milioni emigrarono, buona parte di questi in America. Bene, cos'era successo? Che nel 1945 è arrivata la fitoftora, e vedete subito, in un giro di pochi anni, la produzione crolla a circa un quinto, se non un sesto, o ancora meno, di quella che era prima dell'arrivo. E questo chiaramente ha causato questo sfacelo. Bene, la gente è andata a cercare geni di resistenza, e ne ha trovati, per esempio, in un solanum. Un'altra specie diversa dalla patata, si chiama Solanum bulbocastanum. Bene, questo Solanum è innanzitutto un diploide, mentre invece la patata coltivata è un tetraploide, quindi già non riuscite ad incrociarli. E non è compatibile, non è possibile fare l'incrocio. Quindi cosa ha fatto la gente? Ha cercato di trovare vie di traverse, e questo è proprio la storia degli incroci ponti. Quindi sono partiti dal bulbo castanum, l'hanno incrociato col Solanum macaulay, un altro pianta della famiglia della Solanace, e dall'incrocio si tirano fuori dei triploidi, poi fanno la diploidizzazione, poi l'incrociano con un altro diploide, così via. Questi pacciocchi fatti con incroci di vario tipo, sono durati circa 40 anni, 45 anni, per arrivare nel 2005 a sviluppare varietà di patata che avessero dentro quei geni di resistenza derivati dal bulbo castano. Ok, quindi è stato un lavoro lunghissimo. Vuol dire che il breeder, il miglioratore genetico, non è detto
che possa prevedere se sarà ancora vivo quando riuscirà ad arrivare a un prodotto che sia commerciabile. Ma ci sono stati dietro, alla fine l'hanno ottenuto. Ok. E allora a questo punto viene spontaneo, ma scusate, se io riuscissi in qualche modo a individuare qual è il gene interessante, perché non andiamo a prendere solo quello lì e trasferiamo solo quello lì. E quindi questo lo vediamo per un attimo con la transgenesi. Un altro modo, se non riesco a farlo così, è per esempio provare a fare degli incroci, fra virgolette, delle cellule somatiche. Faccio una fusione di cellule che non sono i gameti, quindi non sto facendo un nuovo individuo di quella specie lì, ma sto fondendo due cellule dello stesso individuo. E poi la bellezza delle piante è che io posso ricreare un intero individuo a partire di una cellula molto facilmente, perché la maggior parte delle cellule vegetali sono di fatto delle staminali, e quindi hanno incominciato a fare gli ibridi fra il pomodoro, la patata e anche il tabacco. Hanno incominciato a giocare su questa capacità di fusione somatica delle cellule. Benissimo. Quello che hanno, sono riusciti a fare questi ibridi, qualcuno faceva qualcosa che poteva assomigliare a dei tuberi, erano più stoloni, ma nessuno di questi aveva fiori fertili o frutti. Quindi l'idea praticamente era di ottenere qualcosa come se fosse questo che vedete sulla destra, di fatto ottennero qualcosa che faceva sì fiori, ma nessuno di questi fiori faceva frutti e non faceva neanche tuberi sotto, quindi era più un wishful thinking. Eppure quello che trovate sulla destra è una pianta reale, perché è fatto tramite innesto. Io prendo il porto innesto della patata e gli metto l'innesto sopra il pomodoro, quindi ho una pianta che produce pomodori e sotto fa le patate, quindi doppio raccolto, chi va a lamentarsi se riesce a ottenerlo. Il problema è che bisogna fare l'innesto ogni volta che voglio una pianta di quel tipo lì devo fare l'innesto. Quindi questo tipo di innesti si fanno, le piante sono in vendita, si chiama pomato, che però appunto in questo caso non è ottenuto per fusione somatica, perché quello non ha funzionato, ma è ottenuto per innesto. Ora uno mi viene a dire magari, ma sì, l'innesto è più naturale, mentre invece il fatto di fare gli ibridi, di incrociare specie che naturalmente non si possono incrociare, è una forzatura della natura. Ebbene. E tra l'altro, mentre stavo preparando la presentazione, ho scoperto questa cosa per me fantastica. Ho trovato un sito, il link è quello di sotto, in cui io ho il sospetto, io ci metto un mese di stipendio volentieri, come scommessa, che quello lì è stato fatto con Photoshop, è un frutto di Photoshop, non è un frutto di un pomato, perché non penso che sia possibile assolutamente, perché sarebbe un ibrido fra un tubero e un frutto. Quindi penso sia proprio semplicemente qualcosa che la rivista ha fatto per attirare la gente a leggere l'articolo, ma è veramente una truffa dal punto di vista scientifico. Non è una rivista scientifica, è una rivista così di cultura generale, su orticoltura, qualcosa del genere, diciamo, non è una rivista scientifica. Ci sono altri esempi molto interessanti, li trovate nelle note alla diapositiva. Bene. Se voi dite che l'innesto è naturale, guardate un po' queste foto qua, in effetti sono cose che si trovano in natura. Questo è l'innesto fra un faggio e un acero. E perché si chiama innesto? Perché proprio c'è la fusione dei rami, del legno dei due individui, e quando c'è quella fusione lì, di fatto ci sono fusioni anche di cellule, e ogni tanto qualcuna di quelle cellule dà luogo a un nuovo ramo, e quel nuovo ramo è un ibrido fra le due specie. Qua vedete la fusione fra due specie di nicoziana, il tabacco e la nicoziana glauca, e sono andati a studiare cosa succede appunto in questi casi di innesto. Questo qua innesto è stato in qualche modo provocato tenendo vicino le piante, e poi sono andati a cercare nelle cellule vicine cosa succedeva. Ecco, la cosa stupefacente che hanno trovato è che praticamente si formano degli ibridi. E questi ibridi hanno dentro delle cellule che sono una fusione di entrambi. E quindi queste piante qua sono una nuova specie, che io, se riesco a ottenere delle cellule che poi danno luogo a dei semi, perché sono cellule del meristema che danno luogo a fiori, che fanno i semi, quei semi lì sono semi di una nuova specie che prima non esisteva. Questo ha dimostrato che si può avere trasferimento orizzontale di gene negli innesti, anche negli innesti che facciamo noi.
ormai tante pubblicazioni che testimoniano questo. Quindi vedete questo allargamento anche con tecniche che uno non si aspettava. Ebbene, adesso siamo arrivati alla transgenesi. Cosa succede con la transgenesi? Io posso prendere un qualsiasi gene che trovo in qualsiasi organismo, della stessa specie o di altre specie, anche di specie distantissime, come possa essere un batterio rispetto a una pianta, un insetto rispetto a una pianta, un fungo rispetto a un insetto e così via, e trasferirli. È un esempio appunto che faccio è quello, dicevo di prima, del gene del Solanum bulbo castanum, che io posso prendere dal Solanum bulbo castanum, ritagliarlo via con ingegneria genetica e trasferirlo dentro una patata coltivata. Perché so esattamente quel gene lì, so che cosa fa, so che conferisce resistenza, lo posso trasferire tramite breeding con tempi geologici, 45 anni, perché non farlo direttamente. Adesso non vi do i dettagli, li potete leggere nella pubblicazione. Questo è il risultato. Quella sulla sinistra è la patata convenzionale, sensibile, quella sulla destra ha la stessa patata, semplicemente col gene di bulbo castanum dentro, che dimostra che è diventata resistente alla peronospora. Qua trovate anche i dettagli sulla proteina, sul gene, quello che fa, pensate, la mutazione cambia solo un residuo a questo livello qua della proteina nella zona più N-terminale, non nella zona dei repeat che saranno come sensore per il patogeno. Un altro esempio classico, che immagino voi conosciate già e che insegnate già ai vostri allievi, il Bacillus thuringiensis è un batterio che produce le cosiddette cry proteins, proteine che fanno cristalli, li trovate questi cristalli prodotti nelle culture di Bacillus thuringiensis. Questi cristalli sono fatti essenzialmente da proteine che risultano tossiche per degli insetti. Ora, il batterio può accumulare veramente fino al 50% di queste proteine, fa delle spore che sono resistenti. Quando la spora viene ingerito insieme con i cristalli, in genere se la dose è sufficiente, l'insetto muore e a quel punto il batterio trova il suo terreno fertile di cultura e può moltiplicarsi. E quindi io posso usare le spore o le proteine per difendere le culture semplicemente spruzzando spore e cry proteins sulla superficie. Quando arriva l'insetto che se le mangia, in quel modo combatto l'insetto perché lo faccio star male o lo ammazzo. Bene, allora... E questo qua infatti è stato usato come bioinsetticida, avete tante ceppi diversi di BT che fanno proteine diverse che vanno a colpire insetti diversi, per cui addirittura ci sono quelle contro i nematodi, e questo fa capire la grande diversità di proteine insetticide. Bene, infatti questo BT commercializzato come sostanza per combattere gli insetti delle varie culture, dalla patata a tanti altri, viene spruzzato sulle culture. Il guaio è che se piove, in genere tende a dilavare via la proteina e le spore, quindi dopo una pioggia bisogna rifare il trattamento. Allora a quel punto è diventato immediato per il ricercatore dire: ma se io prendo quel gene lì che fa la proteina BT e lo incorporo dentro la pianta per transgenesi, posso ottenere tutto il beneficio di colpire la mia pest, la mia avversità, senza doverlo spruzzare ogni volta, ce l'ho già dentro codificato nel genoma, e quindi e tra l'altro colpisco solo gli insetti che si cibano della pianta, non quelli che in qualche modo passano nel campo quando gli faccio il trattamento. Così, su questa base, sono state sviluppate tutte le culture BT, che sono diciamo, un certo numero, soprattutto il cotone principalmente, ma c'è anche il mais, ce ne sono altre, e queste hanno trovato subito il grande favore degli agricoltori che hanno cominciato a utilizzarli. Questo qua è un esempio, un coltivatore indiano che mostra molto fiero il prodotto del cotone BT. Una cosa analoga per il mais, c'è un insettino, si chiama una farfallina che fa le uova, che fa le larve, che si chiama piralide, e queste larve mangiano dentro lo stock del mais, come vedete sulla destra, e alla fine finiscono anche sulla pannocchia. E uscendo dalla pannocchia, trovate qua tutti gli escrementi del bruchino che è appena uscito, e si feriscono i semi, e questi semi marciscono facilmente. Quindi c'è un rischio notevole per la salute di bestie e di uomini che se si cibano di mais che ha subito questo tipo di danno. Perché? Perché provate ad andare a
genere su ottobre, novembre, prima che venga raccolto il mais, provate a aprire qualcuna di quelle pannocchie e vedete se non ne trovate qualcuna ben contaminata dalle muffe. E in genere la contaminazione dalle muffe è proprio conseguente al danno fatto dagli insetti. Vedete qua il foro di uscita dell'insetto con tutta la cacchina della piralide e la muffa che ci cresce intorno. Questo comporta l'accumulo di fumicine, che non ho il tempo di parlare dei gravi effetti che possono avere e della sofferenza che causano, soprattutto in certe parti del terzo mondo, per cui il mais PT sarebbe veramente efficace, come è stato dimostrato in tante prove di campo, che tende a ridurre la contaminazione da fumonisine. Non ho il tempo di andare. Un esempio di cui non parlerò, il Golden Rice, un bellissimo esempio fatto dal professor Potricus circa più di 20 anni fa, 23 anni fa, dovrebbe finalmente andare in coltivazione diciamo quest'anno nelle Filippine, speriamo. Ora, spero di avervi convinto che allora le modificazioni genetiche non devono fare di per sé paura. Bisogna giudicare ogni volta caso per caso, e non vale l'argomento che la transgenesi è innaturale, perché abbiamo dei bellissimi esempi di transgeni naturali come la patata dolce e i tumori sull'oleandro, sono a tutti gli effetti transgeni naturali. Quindi, per parlare di sicurezza delle piante transgeniche, non basta dire fatto per transgenesi quindi è pericoloso, assolutamente non ha alcuna rilevanza, al di là di un'indicazione vaga in qualche caso. Bisogna pensare e guardare e giudicare caso per caso. Non ho il tempo di discutere questo, ma potete vederlo per voi. Allora, l'ultimo step è proprio la questione del genome editing. La tendenza è sempre questa, di aumentare il più possibile il pool di geni a disposizione. Ora, cosa fa il genome editing? Innanzitutto è stato sviluppato fin da più di 20 anni. Fine degli anni 90 sono stati i primi esempi di genome editing nelle piante, e 20 anni prima una cosa analoga è stata fatta in batteri e in lieviti. Si basa su delle nucleasi che sono sequenza specifica, e la specificità nelle prime tre è codificata a livello proteico, mentre invece nella quarta, e questo è il suo bello, è codificata a livello di RNA. Su cosa si basa tutta questa tecnica del genome editing? Proprio su questa attività nucleasica. Praticamente si induce un taglio, normalmente a doppio filamento, attraverso le nucleasi. E dopo il taglio viene riparato, e vedremo fra un attimo come. La cosa bella è che queste nucleasi, la zona che taglia, diciamo la parte della proteina che taglia e la parte della proteina invece che riconosce la sequenza, sono modulari, cioè le ho su pezzi diversi. C'ho una zona che mi lega la sequenza in maniera specifica e l'altra invece che taglia. Se io quindi ne combino due di questo tipo qua, posso tagliare, faccio un double strand break, una rottura doppio filamento, dove voglio io. Ormai viene molto più usato la CRISPR, che è l'ultimo arrivato della famiglia, perché praticamente non devo stare a codificare la specificità di sequenza attraverso una proteina, perché quello è lungo, perché devo combinare tanti moduli, mentre invece lo faccio attraverso un RNA. Ho questo piccolo RNA che è quello che mi dà la specificità, perché si appaia nel punto preciso, e lì il pezzo della proteina taglia. E cosa succede? Basta cambiare per pochi euro l'RNA codificato, io ottengo di poter cambiare il bersaglio, mentre invece nel caso delle altre nucleasi mi ci vogliono magari qualche mese per fare una nuova proteina. La cosa bella è che io faccio la pianta transgenica che mi esprime la nucleasi. Questa pianta agirà sulla l'espressione di quel transgene, agirà sul genoma nel punto in cui deve agire, e io dopo semplicemente vado nella generazione successiva e segrego via il transgene rispetto alla mutazione che è stata causata dal transgene. Quindi alla fine ho una pianta che non è più transgenica, ma che ha la mutazione desiderata. La cosa interessante è appunto che il prodotto finale, quasi sempre, ma io posso sempre riconoscere quando c'è transgene e quando no, ma praticamente posso sempre trovare un evento che non è più transgenico. E la cosa interessante è che a questo punto non posso neanche dire come sia stata fatta la mutazione. Posso essere benissimo passato attraverso mutagenesi casuale, mutazione spontanea e così via, ma nessuno, se non glielo dico io, nessuno potrà mai saperlo.
Non c'è alcun, non ho i tempi di andare nei dettagli, non c'è alcun conflitto con la transgenesi, non sono in alternativa, ma di fatto possono aiutarsi, ma non sono necessariamente implicate. Posso fare il CRISPR senza passare attraverso un evento transgenico e non ho bisogno appunto di che rimanga poi il transgene alla fine di tutto il processo. Sono state modificate ormai tantissime specie tramite genome editing, specie vegetali intendo, qua una piccola diapositiva ormai vecchia, qua un piccolo esempio di ormai di qualche anno di cose che sono state già ottenute, molto interessanti, esempio di resistenza ai patogeni, esempi di modificazione del carattere biochimici, un amido che si degrada meno velocemente durante la immagazzinamento, quindi dopo quando frigo tende a fare dar meno browning, meno imbrunimento. Posso modificare il tempo di fioritura per accelerare o ritardare la fioritura a seconda che la specie e del clima dove mi trovo. E quindi qualsiasi, diciamo, gene, soprattutto tutti i geni che sono deleteri, io posso provare a eliminarli col CRISPR e moltissimi lo stanno facendo. Posso dire voglio eliminare quel gene lì e lo faccio perché posso targettarlo esattamente nel punto che mi interessa. Potrei raccontarvi molte cose su questo, ma non c'è tempo. Il fatto oggi, ciò che è il maggiore impedimento non è la tecnologia, ma la normativa che è talmente folle che se io faccio una pianta per transgenesi o anche per genome editing, viene sottoposta a questa normativa folle e insensata. Se io ottengo la stessa mutazione che ho ottenuto per genome editing, ma l'ho ottenuta per mutagenesi oppure per mutazione spontanea, quella lì può andare in campo senza alcuna previa controllo. Quindi dal punto di vista logico e scientifico non ha alcun senso questo tipo di discriminazione. Penso che sia meglio finire qua, avrei ancora un po' di slide per sì, ho finito il mio tempo, sennò poi non c'è più tempo per fare altro. Quindi passo la palla a Paola. Grazie professore. È arrivata in effetti qualche domanda dai docenti, che mi appresto quindi a porle. Allora, innanzitutto una docente si chiedeva cosa ci guadagnino le piante a fare gli ibridi, cioè da sole in autonomia ibridizzarsi, come quelle che ha mostrato insomma in natura. Ok, beh, se parliamo di guadagno è un concetto essenzialmente umano, quindi non so quanto sia applicabile alla pianta. Di fatto è uno dei tanti meccanismi per creare diversità che è all'opera. E magari non lo sappiamo adesso quale guadagno, lo scopriamo fra 10, 100, 1000 o 1 milione di anni, quando c'è qualche nuova specie frutto di ibridazioni di qualsiasi tipo, anche di innesto, diciamo, poi potrebbe essere un meccanismo molto più in azione a livello globale, che stiamo scoprendo solo adesso, per creare nuove specie, nuove varietà, nuove varianti. No, non sono un esperto di queste cose, posso chiedere ad altra gente, ma è probabile che abbia, diciamo, un effetto anche ecologico non da poco. Qualcun altro ci chiede se gli innesti portano alla formazione di ibridi, se insomma lei potesse un attimo specificare meglio il discorso. Qui ad esempio fanno fanno un esempio, penso agli innesti sugli alberi da frutto per ottenere frutti specifici non ibridi. Me lo ripete più lentamente? Gli innesti portano alla formazione degli ibridi? Penso agli innesti sugli alberi da frutto per ottenere frutti specifici non ibridi. Ok, quando voi fate l'innesto, poi raccogliete i frutti dalla parte, diciamo, superiore. Quindi se innestate il melo sul pero, il rootstock, cioè quello che il porta innesto è un pero, e il ramo che fa i fiori, i frutti, è il melo, quindi io raccolgo mele. Ma nel punto dell'innesto, se si forma una gemma lì, può darsi che quella gemma lì cresce, può darsi che qualcuna di quelle cellule sia derivata dalla fusione fra cellule di pero e di melo e quindi crei una nuova specie che in qualche modo è un po' a metà delle due. Quando fate queste fusioni somatiche, spesso e volentieri una parte dei cromosomi vengono eliminati. E quindi questa è un'ulteriore generazione di variabilità. Quindi può darsi che
quando si fanno gli innesti si creino degli ibridi, semplicemente sono una piccola parte dell'innesto e a meno che lì non si formi la gemma non viene propagata. Quindi diciamo, chiaramente su vasta scala questo può portare ogni tanto a creare proprio nuove specie. Vabbè, è una domanda praticamente associata alla risposta che ha dato. I semi dei frutti prodotti dagli alberi innestati sono in grado di produrre embrioni da cui possono svilupparsi organismi adulti fertili? Allora, quelli innestati sì, ma perché sono un'unica specie. Se io innesto il melo sul pero, io vado a raccogliere i frutti dal melo, essenzialmente. L'ibrido nell'innesto non si forma nello shoot, nella parte sopra, si forma proprio nella zona dell'innesto. E quindi, a meno che lì non salti fuori una gemma, non faccio una nuova specie. Qualche domanda un po' più di ampio respiro. In termini di definizioni date dalla normativa, gli organismi geneticamente modificati come definizione sono anche quelli ottenuti per genome editing? Cioè, con le nuove tecnologie possiamo parlare di OGM come definizione del legislatore vuole o no? Allora, dipende da dalla persona a cui fa la domanda. Se chiede agli scienziati, gli scienziati in genere vi ridono in faccia e dicono no. Poi ci sarebbe un discorso lungo, mi ci vorrebbe un'oretta per spiegare bene, ma la prossima volta, se mi invitate ancora. Ma di fatto, chi ha risposto è stata la Corte Europea di Giustizia, che ha detto sì, quelli fatti tramite genome editing sono degli OGM. Io tra l'altro trovo che l'acronimo OGM sia estremamente fuorviante, che sia una truffa linguistica, che non dobbiamo usarlo soprattutto con i ragazzi a scuola, perché implicherebbe che solo le piante fatte per transgenesi o genome editing siano modificate dal punto di vista genetico. Ma questo non è vero, come spero di avervi dimostrato abbondantemente nella presentazione. Quindi è una forma di truffa linguistica che qualche giudice, tra l'altro il vicepresidente della Corte di Giustizia Europea, in quel momento era un italiano, me ne vergogno, ma così è, ha detto che le piante prodotte per genome editing, in maniera assolutamente, senza entrare a fare qualche esempio o prendere diciamo, un caso particolare, ha detto che sono da considerarsi OGM secondo la normativa. Okay. Quindi, anche perché questo poi, ovviamente in Europa ha un impatto in termini di coltivazioni sul nostro suolo, nel senso che non sono, a quanto posso ipotizzare, non è legale piantarle sul nostro suolo, no? Perché consumarle in qualche modo le consumiamo, perché arrivano sulle nostre tavole anche se in percentuale, diciamo, assai ridotta, ma ci sono più, credo, se non ricordo male, lato mangimi animali. Assolutamente, in Italia si parla di 4 milioni di tonnellate all'anno, pensate alle torri gemelle, se le riempite di soia, quella lì è più o meno la quantità. Qualcosa arriva anche sulle nostre tavole, però non abbiamo la possibilità invece di farci coltivazioni, se non sbaglio. La trovo un'ipocrisia. Ok. E quindi definire anche quelli ottenuti con genome editing come OGM vuol dire far di tutta l'erba un fascio e continuare a perpetuare e a negare l'evidenza. Ok. Un'altra cosa, una domanda questa ancora più insomma di prospettiva, si fa tanto parlare del consumo di suolo, del fatto che diciamo gli allevamenti intensivi piuttosto che le coltivazioni intensive determinino questo consumo, che poi ha impatti su quella che può essere la biodiversità o ancora a livello di cambiamento climatico. Ci sono degli studi a riguardo che diciamo in qualche modo implicano il genome editing come miglioramento delle cultivar, delle nostre coltivazioni per limitare anche il consumo di suolo, o è qualcosa che non è coinvolto in questo tipo di ricerca? Cioè non è un obiettivo che ci diamo come ricercatori, insomma. La domanda è pertinente ed è anche molto interessante. Faccio una premessa: il modo migliore per limitare il consumo di suolo è quello di avere colture ad alta resa, per cui se per esempio l'agricoltura biologica, che palesemente ha una resa minore, adesso lascio perdere gli altri problemi che stanno intorno, ma semplicemente se guardo la resa, è chiaro che se io coltivo tutto per via biologica e ho una resa minore, devo coltivare più suolo, quindi ultimamente tendo chiaramente a avere meno suolo a disposizione per il selvatico.
discorso lungo, ma non voglio andare oltre qua. Chi fa genome editing lo fa per tanti motivi diversi. Uno è, per esempio, la resistenza alle malattie. Se io ho piante resistenti alle malattie, posso avere maggiori rese, per esempio, o limitare l'utilizzo di fungicidi, di altri mezzi di lotta, e quindi avere ultimamente dei benefici di tipo ambientale o semplicemente economico. Quindi sicuramente c'è tantissimo lavoro che si sta facendo, e il desiderio è sempre quello di ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, produrre di più, produrre meglio, produrre. Ultimamente questo va a beneficio anche di chi consuma, perché se io produco di più e produco meglio, roba più salbre, vuol dire che anche io mi posso nutrire meglio. Senza togliere niente al fatto che oggi la gente mangia un po' troppo e mangia anche male, ma questo è l'argomento di un'altra lezione di cui non parlerò oggi, per attirarmi le ire di nessuno. Va bene, professore, io la ringrazio, la ritroveremo sicuramente nei nostri appuntamenti, io la ritroverò sicuramente nel corso della nuova produzione, perché insomma rimetteremo mano al suo testo. E quindi giusto do un paio di informazioni, anche perché ho visto che è arrivata qualche domanda in chat, quindi per chi volesse accedere a questo streaming in differita potrà vederlo sul nostro canale YouTube di Rizzoli Education. Le slide invece verranno caricate nella sezione archivio del nostro sito. A questo punto non mi resta che ringraziarvi tutti per essere stati finora con noi, ringraziare il professore Morandini e darvi appuntamento al prossimo live per il 1 marzo, sempre alle 16, con la dottoressa Federica Borsa. Parleremo di cosmetici, di sostenibilità dei cosmetici e della chimica dei cosmetici. Grazie a tutti e buon pomeriggio.